Allora, mettiti comoda e ora cominciamo con il provino. Ma io sono una ragazza timida. È proprio Iniziamo identico. così. Ti giuro che è identico. Intanto, se avete riconosciuto, diciamo, che Location. divano è la location, lasciate un like, perché comunque siamo anche picci. Infatti, Ma no, già. ma sembra, adesso, sembra una battuta di, che mi sto inventando al momento, però faccio vedere. Qua c'è Sì. una macchiolina che Ma non è non è quello che voi sicuramente. pensate, ragazzi, Esatto. assolutamente. Guarda, ora si è Tutto a spappolato. posto. Va bene, comunque iniziamo questa settimana in questa. Mi sento a casa in questa Eh location. beh, sì, un po' tutti maschi. E anzi, visto che parliamo di casting coach, chiaramente queste, iniziamo Sì. subito a. Esatto, non è fatto apposta, però siamo anche noi, cioè, facendo dei casting. Perché? Che però non prevedono prenotazioni, cioè nel senso, tranquillizziamo subito la No! situazione, nel senso, non sono Sì, sì, previste, sì, ecco. esatto. Allora, siete di. Richiamo le città prima. Vai, te le Allora, ricordi? Genova, Napoli, Roma, Roma, Bologna, Bologna, Palermo. Palermo Allora, o dintorni vicinissimi. sì, no, ma è meglio se siete di queste Sì, città qui e ovvio. abitate proprio fisicamente nel comune di queste città e avete la passione per gli scherzi, perché stiamo cercando tre personaggi per ogni città che vengano con noi a fare delle marachelle, degli scherzi. Non possiamo ancora dirvi per cosa, Né ma per come. né per come, però se volete partecipare e avete più di 18 anni e Bravo. avete la faccia come il culo, Bravo. potete mandare questa mail che appare qui. Che comunque so anche a memoria se vogliamo. Ah, ma è The vero. show want you @gmail.com, Bene, con la diciamolo. cioè, Due volte la V due volte, doppia, perché è sì. un errore bruttissimo se volete Sì. vedere mail. Sì. Mandateci un video dove vi presentate un breve video, tipo quello che facevano. Te lo faccio Te per lo te, faccio sì. per te. Esattamente. Ma anche una. Cioè, in questo video, ragazzi, dobbiamo cogliere la vostra ignoranza in senso buono e anche in un certo senso la vostra intelligenza. Cioè, dovete riuscire a racchiudere tutto, a convincerci a prendervi. Cioè, dovete Ignoranza. dimostrare di essere dei ragazzi intelligenti, comunque voglio dire, non dei dementi che No, no. vengono a urlare sui tram e basta, Sai ma anche come. di essere disposti a fare tutto. Io definirei ignoranza illuminata, Sì. quell'ignoranza Sì, ma l'ultima consapevole. volta che l'avevamo chiamata così è nato Albert Cyrus. Quindi io, questo, siccome non vorrei più No, creare no, casi in di realtà questo lui, tipo, no, nel no, no, senso, no, no. Un saluto lui ha comunque. travisato. Salutiamo Vabbè, Albert, insomma. comunque, scriveteci perché nelle prossime settimane, diciamo, sceglieremo questi tre persone per città che verranno con noi, quindi ne fa piacere se è gente che ci segue nel nostro canale. Assolutamente. E niente, niente, dai caldo? Sì, Ah no, tu scusa. sei proprio in stile casting coach, ti stai Sì, spogliando? no, sto morendo perché Ah, sono. comunque, vabbè, iniziamo Ok. settimana qui, settimana speciale perché è settimana del Natale. Tutti vanno a fare compere, io compro tutto No, il non è la regalo. settimana del Ma come Natale. Eh no? no, E il Natale è certo. già passato. Cosa dici? Ah, è vero che è Scusami, allora, vero. Io ero questo. convinto che fosse passivamente Perché di è Babbo già uscito. Natale, che No, in realtà quello no, di l'hai già settimana fatto. scorsa. Allora, questo video esce esattamente. Scusate, ma siamo alla fine dell'anno, quindi questo approssimamento è un po' tutto così, Eh no, so in questa cosa, esce il amicizia. 27. Questo qui è rifacciamo, è praticamente Il il pro 26. 26. Quindi è Santo Buon Santo Stefano a tutti. Scusate, cioè posso. Ah, fermi, una cosa prima che mi dimentico, mi ero ripromesso di dirla. Allora, qui in alto, non mi ricordo da che lato, uno di questi due, apparirà una scheda. Pensate che se voi cliccate su questa scheda, potete acquistare il nostro manuale fallo direttamente così, d'amblè, sui vostri dispositivi, e in versione digitale, che quindi costa pure meno di 10 euro, ragazzi, nel Pensate caso. un Se po'. siete, diciamo, così, un po' tecnologici, Non ho mai letto un così. libro io sul. Anch'io, perché non ho l'ebook, però si può leggere anche sull'iPad, Sì, vabbè. sull'iPhone, sui smartphone Android. Mentre in descrizione trovate il link per comprare quello cartaceo. Anche se Natale è passato, comunque siete ancora in tempo a regalarlo ai vostri amici, amiche, ragazzi e fidanzati. Fate un regalo voi stessi. Questo Anche perché anche questo, firmare sì. poi l'ebook è un casino. Poi rimane sporco tutto Allora, quando lo quindi sbatti. adesso, sapendo che è la settimana di Capodanno, allora, cosa farete a Capodanno? Io stesso non lo so ancora. Andrò a ripiegare su amici di università perché Ah, tu purtroppo. hai scelto questa Cazzo, via? il 2 e il 3 lavoriamo! Come cacchio faccio? Io Vabbè. non so davvero. Non Hai so come ragione, fare. effettivamente sì. Non Io so come partirò dopo, fare. ragazzi. Dopo qua, perché è una partenza intelligente che non ho mai fatto. Tutti gli anni, quando organizzavamo, quando eravamo con gli altri insieme. Questo è qui è Casa Vianello, quindi non Esatto, è. è Bruno Vespa. Anche quando organizzavamo i Capodanni tutti insieme, vedevo sempre quando compravo i biglietti, chi ha letto il libro sa che io ero un grande organizzatore di viaggi,
che i biglietti costavano molto 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 meno della partenza del 2, certo. Ovviamente. Però sai, è più bello fare Capodanno, cioè tutta vai, un'altra cosa. Da Candida fare Capodanno. Sì, vado a Napoli. Sì, vado, infatti ho già comprato una revolver e che si spara veramente, non vedo l'ora di sparare le bombe di Maradona, scherzo. C'è una battuta bruttissima che però mi ha fatto tanto ridere, però non è che se ride vuol dire che sono una persona cattiva. Un po' sì, però. C'era la foto di Winnie the Pooh, sapete che Winnie the Pooh non ha praticamente dicendo questi sono i ragazzi che esploderanno i botti, no? Vabbè, c'è il capitano, non la finisco neanche. Comunque siamo a tipo 5 minuti e non abbiamo ancora parlato del video della settimana. Stiamo tergiversando perché il video della settimana in realtà, come tutte le fine degli anni su The Show, è il meglio di The Show. Quindi i migliori scherzi fatti in tutto il 2016, poi, ragazzi, è incredibile. La cosa bella qual è? Che sono quelli più belli, nel senso, sì. Io quando guardo quegli americani con Best Prank the world, 2014, the year, sì. Non so dire in inglese. È figo, è bello rivederli tutti perché diciamo è un riassunto di quello che... Per esempio, mettiamo che qualcuno di voi che ci sta guardando adesso, Filippo per esempio, abbia cominciato a seguirci 2 mesi fa. Ovviamente, anche se è diciamo, diventato uno dei più fedeli, sicuramente non si sarà andato a rivedere, esatto, proprio tutti i video, perché capiamo che è impossibile, sa una vita. Se non l'ha, fa bene a farlo. Guardando questo video può capire quali andare a vedere prima, per quali gli piacciono, perché c'è una scena per ogni video dell'anno. Sai quindi... cos'è? È una sorta di consigli per l'acquisto, tipo quando tu guardi le pubblicità... Che so, Abby Rocket, tu sai che quella roba lì è quella per il fitness, lo so, però sai cos'è, capito? Sì, sì, uno sì, va, sì, sai che esiste, se poi ti interessa vai a vederlo. Assolutamente. Io manderei la... Ma che cazzo ti prima mandiamo? No, ma non mandiamo, fine, la, non mandiamo. La mandiamo? No, ma quale mandiamo? Cioè non ha senso, perché sì, non è che rappresenta. Io non la mando così, quel furbetto d'essere di minchia, che sono più di uno che scrive sempre anteprima al minuto e mette così. Suca, adesso te lo guarderei tutto. Assolutamente. E arriverai qui e dirai, oh, ma no, non c'è. No, ora ho una domanda per te e anche per me. Ma non facciamo il discorso di fine anno? Eh sì, va fatto. Ma no, il prossimo video. Ah, no, va fatto. È vero, lo facciamo. Beh, prima la domanda, qual è il tuo video preferito del 2016? Quello delle palle è mio, ormai lo dico sempre, ma è vero. Devi... No. E infatti non dici sempre quello, sempre quell'altro. Quello dell'edicola? No, quello del 2016. 2016, quello del fallo. Non Casa della Pusterlingua. No, no, infatti stavo dicendo, però volevo cambiare e dire Casa della Pusterlingua. Infatti, questo l'ho letto negli occhi. Che tanto siamo andati un po' di settimane fa, c'è la notizia. Nuovi mostri. Nel senso... Spero non fossimo nuovi mostri, ma il signore che picchiava Ale. Quindi... Esatto. Comunque, invece, il mio preferito del 2016 è un video Outsider, ed è quello sulla sedia a rotelle. Perché ricordiamoci che è uscito la prima settimana o la seconda del 2016. Era molto bello. Anche se è stato girato nel 2015. Però è un po' più serio, era per citarne anche uno serio. Vogliamo fare il discorso di fine anno? Va fatto, caro. Va bene. Però serve tipo un bicchiere con lo spumante, dipende dall'acqua, perché noi non siamo steli. Abbiamo il Moët Chandon, ragazzi. Sì. Siamo pronti. Allora, potete fare una cosa: se Capodanno lo passate da soli, ora noi vi registriamo un conto alla rovescia. Potete riguardarvelo il 31 dicembre prima di avanzare. È una roba tristissima per se la fate, però comunque capiamo che qualcuno. Ma sai cosa avevo pensato di fare io? Cosa? Fare. Cioè si può registrare un video e poi mandarlo come se fosse in diretta su Facebook, far finta di far Capodanno per vedere quanto so come si fa, ragazzi, non faccio a mandarlo in diretta però vuol dire che noi come sfigati dobbiamo metterci a fare la finta diretta veramente quel giorno a quell'ora. No, non hai capito, si può programmare. No, tu lo puoi fare tipo adesso. Questo sì, c'è so. Un programma che te lo manda allora facciamolo dopo, ma facciamolo ora per loro. 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1, buon anno! Auguri! Non vedi occhi, però è... Ok, ora un secondo di nero e poi parte il discorso. Qua sembra sempre di essere un po' il presidente del consiglio quando fa... Esattamente, cioè ci vuole... Cari cittadini... Iscritti. Iscritti, cari iscritti, allora... Anche quest'anno ci è scappato di mano. È andato via, è fuggito. Non lo recupereremo più, ma abbiamo tanti tanti ricordi e tanti video da recuperare. Infatti abbiamo messo il best of appunto per recuperarli. Che dire, è stato uno degli anni forse lavorativamente più belli, perché abbiamo fatto tante cose su YouTube, tanti video divertenti, anche cose extra YouTube. Ricordiamo che abbiamo vinto l'unico programma televisivo dove non si vince una sega. Però abbiamo vinto la gloria, ragazzi, abbiamo vinto la gloria. Ma qua adesso parte un po' di romanticismo. Addirittura? Sì, perché io sono molto contento di, diciamo, di avervi, nel senso non di possedervi carnalmente, perché è una cosa che non mi permetterei mai, non conoscendomi, magari poi se ci usciamo a cena qualche volta poi si potrebbe sviluppare. Sono contento che ci seguite, niente, perché siete degli iscritti fedeli e intelligenti, cani. Nel senso, come dei cani.
ma tipo, io sfido il Beagle, non è un cane intelligente. No, non molto. Però, nel senso, voi sotto i video non è che non ci siete mai insultato, anche se no non sareste nostri potrebbe fan. Cominciare allora. Ma no, cioè sono contento del pubblico che abbiamo, sì, perché anch'io. È un pubblico intelligente, tranne, qua adesso qua dopo devo dirlo però, non odiatemi. Adesso prendiamo un nome di uno che ci segue a caso. Nel senso, stavo dicendo, tranne quando ci vedete in giro, che mentre stiamo facendo le riprese, iniziate ad urlare, perché tante volte ci avete rovinato delle scene perché non vi eravate accorti che stava facendo una scena. Ma poi va a loro svantaggio perché non le vedete. Però comunque, capite che se siamo vestiti da Babbo Natale, faccio un esempio, e abbiamo un piccione in mano, forse stiamo facendo una scena, che solitamente non andiamo in giro così. Beh, c'è anche da dire che ci sono degli appassionati piccioni e feticisti della buona. Sì. Comunque niente, voglio augurare, finisco poi. Vai. Poi fai tutto. Io voglio augurare un felice 2017 a tutti quelli che ci seguono, alle loro famiglie. E tutti i single spero che possiate trovare l'anima gemella. E tutti gli accoppiati spero che possiate liberarvene perché si sta meglio da single. Dico, cioè sono fidanzato, sto bene così, no? Perché poi so che ho ripercussioni a casa. Infatti mi sono spaventato, come era. No. Vabbè, io sarò ancora più circonciso, come dicono nel Parlamento italiano. E quindi grazie per essere stati con noi anche quest'anno, per averci permesso di mangiare innanzitutto, perché alla fine questo è il nostro lavoro. Voi guardate i video, noi facciamo big money, che non sono mai abbastanza big, e quindi perlomeno viviamo. Grazie per averci accompagnati nell'avventura di Pechino Express. E io però non farò un'affermazione in questo discorso di fine anno, ma voglio fare a voi una domanda. E alla fine di ogni anno, no, ce l'ho, ma devo decidere come, perché è un discorso a braccio praticamente, ormai il mio braccio non esiste più, quindi sta andando male il discorso. Alla fine di ogni anno si fanno i propositi per il 2017. Sì. Ecco, io vorrei che, siccome diciamo il senso, il succo, l'essenza, l'anima di questo canale siete anche voi, perché The Show Is You, vorrei che i nostri propositi per il 2017 li faceste voi nei commenti, ovvero cosa vorreste vedere nel 2017 su The Show, ma non intendo il secondo episodio di questo, cioè cosa vi piacerebbe vedere come contenuto? Vorreste dei nuovi format? Vorreste che i video prendessero una via particolare? Non lo so, voi cosa vi aspettate? Cosa vorreste da noi nel 2017? Perché noi faremo di tutto per farvelo avere, ragazzi. Beh, e in cambio vorremmo ovviamente, come sempre, i vostri soldi, che però non è che li prendiamo dalle vostre tasche ancora, perché appunto c'è, come sapete, la famosa partner, l'incredibile partner di YouTube. E detto questo, comunque anch'io ringrazio tutti quanti, la mia famiglia, cazzo, 100 persone che ci vogliono bene, e è stato un 2016 davvero pieno di soddisfazioni per noi, e speriamo che il 2017 sia anch'esso pieno di soddisfazioni, non sia l'anno del declino, perché c'è sempre un po' l'ansia dell'anno del declino. Però è così, perché tu, se ci fai caso, quelli di personaggi web fanno una cosa in televisione, scrivono un libro e poi spariscono. Però non la vincono di solito. Non è vinto. No, però vorrei dire una cosa, commento Alessandro. Io un buon proposito per l'anno prossimo, ovvero 2017, è quello di riuscire finalmente a diventare ricco. Questo ve lo dico, ragazzi. Io spero veramente di avere una persona che, non lo so, mi vada a fare la spesa, che mi gratti sotto il collo quando mi prude, queste cose qua. Proprio quelle idee. Voglio partecipare alla riccanza, diciamolo. Voglio sposare Farid. Ma ricco, a me non serve quello che mi pulisce le unghie dei piedi. Mi basterebbe, per esempio, muovermi solo in taxi, per sempre. In giro in taxi. Così. No, l'importante, ragazzi, è che riusciamo a vivere felice e a fare quello che ci piace. Perché quando non riusciamo più a vivere facendo questo lavoro, vuol dire che dovremmo trovarci il famoso vero lavoro vero. No, va bene, sti cazzi. Comunque, grazie di tutto, è finito sto prossimamente, che non è durato neanche tantissimo. No, perché abbiamo stoppato, quindi sì, è vero, no, veramente, scriveteci nei commenti seriamente cosa vorreste. Non so se si è capito, non è facile scrivere una roba del genere in realtà, perché non è appunto, non è che la domanda è tanto caro. Esatto, cioè non è che dovete scrivere voglio vedere situazioni imbarazzanti da Cechi 2, però cosa vi aspettate? Magari video più seri, tipo le inchieste della sedia a rotelle, video più esplosivi, tipo distruggere, magari, insomma, cosa vorreste vedere nel 2017? Io vorrei salutare poi una persona che ci aiuta sempre, perché ormai da un annetto, noi, siccome abbiamo tanto lavoro da fare, c'è una persona a noi cara che purtroppo ha un problema, è pugliese, ragazzi. Vabbè, ragazzi, come molte persone a noi vicine che ci aiutano, tra l'altro. Sì, sono tutti pugliesi, quelli che lavorano con noi. Conoscete. La si chiama Isabella, ragazzi, e lei ci dà un grandissimo aiuto ormai nel montaggio del video, perché giustamente quando potevamo farlo lo facevamo noi, però ormai da un annetto
ci aiuta lei, poi è la nostra montatrice, sì, e tutto questo non ha nessun riferimento sessuale, ed è una cosa bellissima ed incredibile, perché diciamo che in questo modo racchiude tutto l'affetto, la stima professionale che noi proviamo per lei. La cosa bella è che lei vedrà questo messaggio, sì, esatto, lo monterà, perché ovviamente noi ancora diciamo lavoriamo al montaggio, ma verso la fine, quando lo finalizziamo, ci mettiamo insieme a lei, e... però come diciamo, cioè, lei siccome... sincronizza, esatto, seleziona le parti più belle, e siccome diciamo ormai noi dobbiamo fare tantissime cose, abbiamo Isabella che ci salva il culo, ma io direi di andare a vederla un attimo. Ah, esatto, vado, vedi, vedi. Aspetta, venite. Eccola! Eccola, eccola. È lei. Abbiamo fatto gli auguri di Capodanno nel video del... Aspetta, di quinta. Di quinta, che lei sta lavorando. Questo qua è il video di Babbo Natale, ragazzi. Siamo qua, siamo veramente... Oggi è il 16, no, cos'è? Il 18, 19. Guardate, ragazzi. E lei è Isabella, capito? Questa... questo angelo che ci aiuta nel montaggio. Isa, di un buon anno ai nostri iscritti. Seguitela su Instagram, ragazzi. Tanti auguri, che non ho. Tanti auguri. Non ha Instagram. La montatrice senza Instagram, ragazzi. È geniale. Però buon anno, amici. Ha una porta Isabella. Isabella. Un saluto a tutti gli amici pugliesi, ragazzi. Vive Pugliesi.